Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un altro film di Kubrick, questa volta invece in positivo, anche se è molto, molto, molto vecchio. E a dir la verità ho anche fatto una piacevole scoperta che non sapevo in quanto sono troppo giovane per saperlo. Avete presente Michael Douglas? Beh, lui è un figlio di papà che non sa fare un cazzo in confronto al papà, che è il protagonista di questo film, Kirk Douglas, che è un figo assurdo. Parla della Prima Guerra Mondiale, in cui praticamente c'è un generale che ordina di conquistare oltre le linee nemiche e i soldati non ci riescono per vari problemi e vengono praticamente condannati, condannato un uomo per plotone per insubordinazione, come se non avessero voluto prenderlo. Il problema è che ovviamente non è così. E il colonnello, che è Kirk Douglas del plotone, di tutti e tre i plotoni, praticamente si incazza e cerca di difenderli davanti al tribunale militare. Anche perché erano successi i panici e tutto il resto, e deve cercare, insomma, di scagionare questi suoi tre soldati e cercare di salvarli. Perché comunque tutto quello che è successo è dato da una mente malata, come erano molti generali della Prima Guerra Mondiale, di nubilotti del cazzo che pensavano di muovere delle pedine che non avevano nessun valore. E quindi molto 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 bello, molto figo, e devo dire non ho sentito nemmeno un minimo il peso degli anni in questo film. Veramente carino, veramente veramente carino. Allora, direi che trama ci sta un 8. Molto bella l'idea, molto fico. Personaggi. Allora, i personaggi sono 3, possiamo dire, dai. No, dai, 5. Allora, il generale. Pezzo di merda, bastardo, figlio di puttana in tutti i modi possibili, che fa finta di essere un bravo uomo, a dir la verità un pezzo di merda, che praticamente manda carne al macello e cerca in tutti i modi comunque di disdegnare il più possibile chiunque gli si metta in mezzo, dicendogli che è un insubordinato, che non vuole vincere la guerra, cose del genere. Poi c'è un altro generale, che è quello lì un po' più pacato, anche se pure lui comunque è un po' un fio della mignotta. E lui... devo dire, fa il suo ruoletto, però comunque ha un ruolo importante, soprattutto alla fine e anche all'inizio del film. Niente, è un po' più sano di cervello, possiamo dire. Stronzo, ma non stronzissimo. E matto, non matto, ok? Il colonnello. Colonnello Kirk Douglas, figo della Madonna, assolutamente. Carismatico, sarcastico, che sa comunque mettere anche in ridicolo questi personaggi. E che sfrutta comunque la sua posizione, che non è comunque una merda, perché un colonnello comunque è un ufficiale. Quindi per quanto possa essere suo superiore, un generale, non può prendere un colonnello e farlo fuori come se fosse un soldato semplice, appunto. Non può prendersela così con lui. Poi vi posso dire di altri due personaggi, che sono uno dei tre soldati che verranno o no giustiziati, che è praticamente uno che ha le palle e che appunto si incazza perché ovviamente viene condannato per insubordinazione, quando lui è uno di quelli più coraggiosi del suo protone e appunto era arrivato pure più in là. Però perché viene scelto lui? Viene scelto lui perché a scegliere erano gli sottufficiali, i comandanti di protone. E il sottufficiale del comandante di plotone di questo qui, che è il quinto personaggio di cui voglio parlare, è un pezzo di merda che ha fatto morire uno dei suoi uomini perché era un vigliacco del cazzo. E siccome quest'altro era l'unico a sapere, diciamo, quello che avesse fatto il sottufficiale,
E l'ha scelto per essere giustiziato, così almeno che si toglie dalle palle l'unico che sa questa cosa. Infame. Infame bastardo. Assolutamente sì. E niente, posso dirvi che possiamo finirla qui per i personaggi. Io direi anche qui un bell'otto. Obiettivo, portare un film di guerra che, devo dire, amo, perché io odio il fatto di chi pensi che nelle guerre ci siano, anche perché a me piace molto la storia. Nelle guerre non ci sono buoni e cattivi. E mi sono rotto le palle di vedere sempre i film dal punto di vista del buono americano, buono inglese, buono francese che vincono la guerra. Perché non ci sono solo loro. Non ci sono solo loro. Quindi, qui fanno vedere un esercito francese, pezzo di merda, come erano tutti gli eserciti all'epoca, per carità, ma di sicuro non erano degli eroi che erano pronti a... No, oh, oddio, che bello, cambiamo il mondo, viva la democrazia, viva i diritti umani, visto che comunque trattavano le persone esattamente come gli altri, come la merda. Quindi, non cioè, sono felice di questo, assolutamente, obiettivo 8 anche qui, voto finale 8, ve lo consiglio fortemente. Soprattutto se vi piacciono i film gialli e di guerra. Ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di quest'altro film in bianco e nero.